Un Cagliari imbarazzante e imbarazzato. Imbarazzante nel risultato, perché il 3-0 rimediato contro la Sampdoria è un pessimo risultato. Imbarazzato nello stato d'animo con cui ha affrontato questa partita, perché non si vuole credere che i calciatori che scendono in campo non lo facciano con il massimo del piglio. Lo fanno tentando di interpretare quello che è lo schema che viene loro dettato. E anche stavolta, a nostro giudizio, lo schema non era molto chiaro. Lo schema era uno schema che è stato improvvisato, probabilmente rispetto a quello che i calciatori sanno fare, o se non improvvisato, certamente abbozzato, perché manca del tutto il tempo perché Zenga possa mettere la sua impronta in questo Cagliari. Ecco, il primo messaggio è questo: nessuno si aspetta che Zenga possa trasformare il Cagliari sulla base di un nuovo modulo. Ci si aspettava fin dall'inizio che questo Cagliari potesse essere riportato fuori dopo il suo stato di depressione, per ricondurlo a quel modo di giocare che aveva mostrato già nella prima parte di stagione, che aveva un tema, che aveva degli esercizi, che aveva un lavoro alle spalle, un lavoro che non è andato perso. Ed ecco che quando tu non hai giocatori per poter giocare diversamente, cosa che è stato molto bravo a fare precedentemente Zenga, quando ha rimediato alle assenze con il 3-5-2, ecco che devi ricondurre tutti al loro posto. E invece in queste partite stiamo vedendo i giocatori in serio imbarazzo. Oggi si è iniziato con Hernandez larghissimo a destra, con Rog che faceva il costruttore di gioco, con Birsa trequartista e ancora una volta con la manovra sbilanciata a sinistra. Quando ci si doveva appoggiare a Hernandez sulla destra, doveva venire in avanti Valukiewicz dalla difesa o doveva tornare indietro Ragazzu o Birsa stesso a sinistra per poter dialogare col giocatore. Tutto questo comporta comunque dei riferimenti che vengono a mancare, cosa che invece il Cagliari ha recuperato quando ormai il risultato era compromesso. Quando Zenga si è accorto che non si poteva continuare a giocare con il 3-5-2 con tanti giocatori fuori ruolo, soprattutto quelli importanti, quelli più validi, centrocampisti, Hernandez e Rogo in particolare, si è ritornati al classico, il 4-3-1-2. E lì qualcosa in più si è vista, non è un caso che le occasioni forse più nitide siano arrivate in quel momento, quando il Cagliari ha ripreso a giocare come sa giocare, senza dover pensare tanto, e addirittura si è concesso il lusso di fare qualche cambio. È partito con Valukiewicz terzino destro, ha sostituito con Faragò, poi Faragò è stato sostituito con Mattiello riportando Faragò al centro, ma comunque alla fine tanti giocatori che hanno fatto tanti ruoli in una stessa partita. Quando in un campionato come questo, nel campionato terzo che si gioca ogni 3 giorni, devi far fare le cose più semplici, perché la fatica mentale vale la fatica fisica, e mentalmente i giocatori devono giocare nel modo in cui hanno imparato a giocare più frequentemente. Ecco, noi vorremmo che da qui alla fine ci fossero anche le sperimentazioni, la possibilità di verificare lo stato dei giocatori, capire chi tenere e chi non tenere, ma vogliamo soprattutto una cosa: che venga onorata quella maglia. E non dipende solo dagli impegni dei calciatori, dall'impegno dei calciatori o dalla volontà di giocare bene. Conta molto anche la possibilità di farli giocare in modo che il loro impegno non vada disperso, in modo che non siano imbarazzati, tanto da maturare risultati imbarazzanti. Vi lascio con l'audio delle azioni più importanti per rivivere purtroppo questa brutta partita, cercando di capire quello che è successo e cercando di intravedere anche se c'è una corrispondenza tra il nostro giudizio a caldo e quello che effettivamente la partita ha raccontato. Nel settore destro, il cross all'interno dell'area, Janto a fare la sponda e il colpo di testa di Gabbiadini che mette a segno il gol del vantaggio. Sampdoria in vantaggio dopo 7 minuti e 30 secondi, il gol di Manolo Gabbiadini. Angolo per il Cagliari con il destro, il pallone all'interno dell'area, il colpo di testa, attenzione Hernandez, la palla ribattuta da un giocatore all'interno dell'area che si è immolato, mi pare si tratti di Yoshida, e parte
il pallone che poi viene portato ancora dalla squadra blu cerchiata verso sinistra dove c'è Augello. Eccolo Augello, a suo fianco Ianto, la palla per Bonazzoli, la sponda per Gabbiadini, esterno all'area, il sinistro, la palla alta sulla traversa. Ancora Ionizza che tenta di affondare, il pallone laterale per Carboni, giunge ai 20 metri, effettua il cross, la sponda di Ragazzo, arriva Nandez, il sinistro e la parata da parte di Audero in due tempi. Attenzione, palla recuperata da Bonazzoli, esterno dell'area, il tiro, il gol, raddoppio della Samp, 2-0, il gol di Bonazzoli, minuto 41esimo, appena scoccato, una palla recuperata al centro del campo e Bonazzoli, dopo aver percorso la zona in avanti, è andato alla conclusione col sinistro, con Cragno, non certo immune da colpe, 2-0, gol di Bonazzoli. Ancora la Samp dentro l'area, Gabbiadini sinistra all'interno, pallone intercettato da Carboni, allontanato, pericolo per il Cagliari, Enrico Iannis che recupera e subisce il fallo, recupera ancora Nandez, pronto al controcross, finge il cross, tenta di trovare un varco, non lo trova, appoggia all'indietro per Gaston Pereiro che tenta di liberare il sinistro, ancora Gaston Pereiro, limite dell'area, Gaston Pereiro sinistro a lato. La Samp nel settore di sinistra, Augello al cross, attenzione, Bonazzoli 3-0, 3-0, gol di Bonazzoli in acrobazia, strepitoso sul cross di Augello, si coordina e con un colpo da Kung Fu mette la palla in rete per il 3-0 della Samp. Ecco Licoianis che appoggia ancora Joao, Joao che parte in diagonale, si porta sul centro, carica il destro, poi batte, pallone di poco alto sulla traversa, il tiro di Joao Pedro che tenta di suonare la carica dall'esterno dell'area, tiro verso il palo alla destra del portiere, il pallone non altissimo sulla traversa della porta di Audero. Due minuto, quindi Simeone che esce dai blocchi, dà ancora l'indietro per Rogge, in diagonale per Gaston Pereiro, al limite Gaston Pereiro, dentro l'area, Gaston Pereiro, il sinistro, la palla ribattuta sulla linea e poi allontanata dalla retroguardia della Samp, 31-24, azione di Gaston Pereiro che stava per portare al 3-1, ma attenzione al contropiede dall'altra parte, la palla è portata avanti dalla squadra... Il cross a destra, il pallone per Joao, la parata di Audero che riesce a mandare in calcio d'angolo. Tutto questo al minuto numero 34, Joao Pedro. Dato al centro, l'arbitro dice che probabilmente può bastare così. La Sampdoria batte nettamente il Cagliari per 3-0, un Cagliari confuso che non ha dimostrato di avere un'anima tecnica, che ha faticato a ritrovarsi in campo. Tutto molto brutto anche quest'oggi e speriamo che possa essere un episodio questo che faccia riflettere, ci sono ancora 5 partite da giocare e non vorremmo che si trasformasse in un vero e proprio calvario.